start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Black Geyser, Couriers of Darkness, un gioco indie che ho scoperto per caso leggendo dei commenti su un sito. Perché? Perché il gioco era stato tradotto in italiano da pochissimo. Il gioco originariamente è uscito il 22 maggio, mi pare, del 2022, quindi è già uscito da più di un anno. È stato tradotto in italiano, il team attualmente ha dei problemi interni, ma il gioco è comunque finito, lo stanno comunque sistemando sempre con patch. La cosa lodevole è che è sviluppato appunto da un piccolo team, un piccolissimo team insomma, quindi il progetto è ambizioso. Perché? Perché il gioco è sulla tipologia di un Baldur's Gate, di un Icewind Dale, di un Planescape Torment, di un Pillars of Eternity. Si avvicina di più a quest'ultimo per il discorso delle divinità. Saremo in un mondo esplorabile, un mondo soggiogato dagli dei, dove c'è un'importante maledizione. Questo viene pubblicizzato nella pagina Steam, non è nulla a livello di spoiler, dove le nostre scelte contribuiranno in proseguo della storia, insomma, diverso, appunto dipende da cosa sceglieremo, e avremo una maledizione in caso in cui noi fossimo eccessivamente avidi. Lo iniziamo, ci sono dei personaggi già pronti, ma ne creiamo uno perché lo analizziamo. Poi ovviamente io ho appena finito Pillars of Eternity 2, mi è piaciuto molto, e inizio questo, insomma, sto esplorando altri giochi di questo tipo. Le classi sono 5: l'umano, il nano, l'elfo, il Feldegurg e il Rillo. Vedete che elfo, il Feldegurg, il Rillo, ed è tutto tradotto in italiano. Ora io faccio l'umano, vedete che c'è anche la donna. Ci sono le statistiche, vedete che l'elfo non può essere sciamano, non può essere templare, il Feldegug non può essere sciamano, non può essere templare, e il Rillo templare, mago d'inverno. No, io voglio farlo umano, così analizziamo anche un pochino come funziona. Classe, le classi sono tante: chierico, convocatore, druido, combattente, che abbiamo già selezionato, abitante del nord, addirittura come classe è un barbaro, insomma, una roba del genere, negromante, sciamano incantatore, mago d'inverno, incantatore un po' più generico, ma ovviamente fammi fare questo. Sono malvisti dalla società e vengono evitati a causa della loro vicinanza alla morte. Detto questo, i negromanti ritengono che un corpo morto è solo un contenitore, hanno imparato a usare la morte e i suoi appelli come strumenti. Diciamo che abbiamo già scelto. Fisico, destrezza, intelligenza, concentrazione, carisma, soprannaturale. Non saprei. Vediamo, li assegniamo in automatico così vediamo che cosa mi mette. Calore. Queste sono le resistenze. Quindi sono resistenze a livello fisico, non a livello di armature. Noi siamo, ecco, me li ha fatti mettere così: 10 su concentrazione, 9 intelligenza. Sì, c'è un sistema di regole suo, quindi. Adesso, abilità incantesimi, contratta, questi mi piacciono tantissimo. Istruzione e ricerca, praticamente ci spiega, offre la possibilità di leggere vari testi, pergamene, bellissimo. Infusione ed essiccazione, offre la possibilità di creare pozioni, polveri, c'è anche un po' di crafting. Contrattazione e persuasione, no, io direi che non mi interessa questo. Voglio metterlo lì. Ah, non posso togliere gli altri, posso solo mettere un punto. Questo è specifico, generale, specifico per la classe. Quindi posso mettere, allora vediamole un attimo, attiva scelte di dialogo aggiuntive, a tema dragon, stregonesco, è inattiva finché non investe un punto abilità, ok, bellissimo, ambizioso il progetto devo dire, attitudine verso l'incantesimo di livello di energia elevata, ogni punto di concentrazione aumenta questa abilità dell'1%, ah, una volta che la prendiamo poi la concentrazione, che abbiamo 10 mi pare, mi dà 10%.
Intelligenza, l'1%. Aumentando le slot di lancio per tale incantesimo. Ok, no, fammi fare. Allora, aste e bastoni sicuro. E gli incantesimi iniziali possiamo scegliere il dardo corrosivo sicuro. Non c'è un'evocazione, impulso di morte. Evoca un'onda di energia necrotica intorno all'incantatore. Io prendo questo e prendo questo. Perché zanna del predatore. Anche questo però è carino. Fammi prendere questo che ripristina un po' la vita. Gli incantesimi sono questi. Ora dobbiamo mettere un punto qui. Percezione magica. Disattivare trappole nascoste. Dai, fammi prendere questo. Ah no, ma avevo già un punto. Lì. Lo mettiamo in prodigio, dai. Ok, questi sono il riassunto. Questo è l'aspetto. Queste cose qui, cioè, mi ricordano tanti giochi in realtà, seppur diverse. Io ovviamente mi faccio così calvo. Colore pelle biscotto, nocciola. Colore occhi, facciamoli azzurri perché sono azzurri qua. Colore principale, va bene, dai, va bene così, non stiamo lì a farne tante. Digital nome, lo chiamiamo Indy. Voce, canaglia, no? Bruto, studioso. Ok. È una discreta esperienza con giochi di ruolo, veterano, no, giochiamola così che non si sa mai. Anche perché questo, a differenza dei nuovi giochi. In realtà i giochi di questo tipo sono tutti in combattimento in tempo reale con una pausa tattica. In realtà con gli aggiornamenti a Pillars 2 e Pathfinder hanno introdotto il combattimento a turni che secondo me si presta meglio. Membro aggiuntivo, questi personaggi sono amici d'infanzia, protagonista fedeli, no. L'abilità alla guida della missione principale può modificare, sì. Ok, così andiamo a vederlo un pochino perché ovviamente è un video questo che non vi insegna a giocare, come al solito non è un tutorial, ma vi presenta un indie, forse è la prima volta che portiamo un indie del genere, così ambizioso. Oh, indie, perché non ho guardato prima qui? Soprattutto, perché devo venire a cercarti per ogni piccola commissione? Scusa, e tu chi saresti? Il menu è simile a quello di un Baldur's Gate. Sei davvero divertente, spero che Lord Espen sia di buon umore oggi. Lo sai, vero, che è il giorno della visita dei signori di Easybright? Per favore, non rispondere. I signori sono già qui e aspettano di essere serviti. Mi raccomando, non dimenticare di raccogliere le tue cose dal baule per venire a tavola. Perfetto. Allora, così iniziamo a vedere un pochino l'interfaccia, un pochino il movimento, un pochino la grafica, insomma. Ok, questo è il movimento con WASD. Il movimento. Cioè, c'è da dire una cosa. Io ho provato a giocare Baldur's Gate, la remaster del primo, e il movimento non è fluido come questo. Il 2 non lo so, però, insomma, questo è col tasto Tab, si vedono tutte le persone. Non dovresti servire da bere, signor Indy? Perfetto, sì. Premendo I c'è l'inventario, infusione per creare pozioni, essiccazione, altri tipi di crafting. E qui sono tutti gli slot. Allora, non è originale ovviamente, ma non si può essere originali su un genere di gioco come questo. Mago di corte a Lusia. Non vedi che mi sto allenando per lo spettacolo di stasera? Anche dopo che vado in un'altra parte. Ok, dai, dai, andiamo avanti. F5 salvataggio rapido, esattamente lo stesso setting di tasti degli altri giochi di questo tipo. È stata una bella sorpresa perché mi sono sorpreso leggendo questo commento di questo utente su questo sito dove diceva: beh, guardate che per i saldi. Ok, il gioco costa 29,99. Ai saldi Steam, voi vedrete probabilmente il gioco dopo la fine dei saldi Steam, ma era scontato del 50%, quindi 15 euro. E se amate questo genere, assolutamente. La mia stanza, fammi un po' vedere. La mia stanza, perché questi giochi mi piace molto anche andare in giro ed esplorare un po'. Questa è la mia stanza. Devo prendere tutto. Per equipaggiare un oggetto, per aprire la schermata inventario. Sì, questo ci siamo già arrivati. Fammi mettere. L'ho già messo.
Ah sì, giustamente. Coltello bilanciato, pugnale. Ok. Alto non c'è. Fammi un po' vedere qua dentro se c'è qualcuno che prendo soldi, che si sa mai. Fammi un po' vedere se mettendo i guanti mi compaiono i guanti. Sì. Eccezionale. Sono piccole cose che però mi fanno sempre piacere. Cucina, sala riunioni. Io dovevo andare in cucina, immagino. Che poi sono equipaggiato con un pugnale in mano. Vado in cucina, devo fare qualcosa? No. Vado fuori. Perché dovevo servire in tavola, immagino. Quando serviranno da me e non sono seduti. Bene, Hello, didn't Belin give you your... non ti ha fatto. Bene, vabbè, Bene è qua, ok. Hello. Sì, poi si vede che non è. At last, Non sono well, how seduti, ma. pesky ankle in all your hurry. Prendere tutte le bevande. Lord Jesus, Warcraft what e is Lady going on? Anna Maybe you preferiscono should il have vino. a Vogliono una birra? Hanno join my chiesto guild. dell'idromele, vai. Perfetto, allora prendo la roba. Immagino da qui. Accatto tutto. Oh, the staff. I will stop if I don't Idromele. find good servants in the city. Hello, the carriage Lei is vuole quite della birra? slow. Oh, you don't expect me to... No, cos'è che Oh vuoi? dear, I think not. Mi sono Fine, stop. giocato. Hello. Yes, get on with it. Ale. La roba da animali. Leave me alone. Ah no, li ho Ale. scontentati. You know this is supposed... Mi ha trattato malissimo. Do you need Non something? vogliono più bere. Finally. I must have a talk with Belin. Oh cacchio, ho sbagliato tutto. Bellino però, eh. Cioè, questa Shall we do cavolata qua. business, gentlemen? Gentle ladies? Yes, let's. Non mi Being quite Ok, non mi piace questa rozza pratica di inviare una lista di. Sì, poi vedete che non è ottimizzato nel senso che non sono seduti, sono tutti in piedi, ma ci si passa sopra questo. Ci sono. Ok. Parla. Che ha scelto di rinunciare ai suoi diritti di nascita per unirsi ai ribelli. Ok, qui c'è anche una guerra civile, una storia di guerra civile, mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio. Il figlio di Lord Espen si è unito a questi ribelli. A prescindere dall'altra del giovane signore di casa, i nobili del Sud hanno notevolmente le legittime tasse esose, se non addirittura insostenibili. Ok. Va bene, io adesso qui andiamo avanti perché non voglio spoilerare la storia. Vi prego di non interrompermi mentre siete al mio tavolo. Io intervengo. Io dico che è una soluzione pacifica e io ho detto che la soluzione pacifica è migliore. Ok. E sicuramente adesso succederà qualcosa. Comunque sono animati piuttosto bene i personaggi. Sotto attacco da parte di chi? Vessilli di Daeron Guld. Poco tempo, va bene. Indivini com'è, sbrigati. Ok, ovviamente abbiamo saltato tutti i dialoghi, quindi non sappiamo cosa stia succedendo, ma è giusto così. Il cadavere è stato violato. Ok, era prevedibile un attacco. Ha ricevuto una missione, controllare obiettivi, premi O. Ok, allora vediamo un attimo. Missioni secondarie. La bevanda giusta, dovevo leggerlo qui, ma non l'ho fatto. Abbiamo il diario che possiamo digitare i nostri appunti, il compendio con tutte le informazioni sul gioco, l'avidità, e questa è molto interessante, il sistema un po' di moralità, se siamo avidi o generosi, disprezzati o idolatrato, sconosciuto o famoso, è la classica cosa. Allora, fine d'inizio, qua è un riassunto, giorno 0, e ci fa leggere i dialoghi. Va bene, andiamo. Andiamo dove? Non lo so. Da questa parte Indy. Ok, mi sta aspettando. Sì, arrivo, arrivo. Ok. Ah, li hanno già ammazzati loro. Posso lanciare un incantesimo? L'ho lanciato. Mi si ricarica. Lo lancio di nuovo.
Oddio, ce n'è uno qua. Ho finito gli incantesimi lanciabili, credo. Uso il pugnale a sto punto perché non mi sono rimasti incantesimi. No, ma scusa. Ok, non ce l'abbiamo fatta. Facciamo un loot della roba. Ok, andiamo. Abbiamo lootato un po' di cose. Un po' di cose interessanti. Bastone non identificato. Posso identificarlo? Molto interessante. Lo equipaggio subito. Non abbiamo armature. Andiamo avanti. Ok, non so dove devo andare. Di qua. Da questa parte, quindi. Ok. Sbrighiamoci, ragazzo. Ah no, abbiamo altri combattimenti. Non capisco. Adesso uso questo. Vediamo se gli lancia il... incantesimi non ne ho più, mannaggia. Libro degli incantesimi. Dado corrosivo. Ho finito l'energia, quindi, per lanciare gli incantesimi, immagino, perché non lo vedo più. Sì, probabilmente sì. Sì, non è eccessivamente difficile adesso, ma... si può mettere in pausa, come vi dicevo. Eh sì, ho finito gli incantesimi, ho paura. Qua posso mettere gli incantesimi di livello 1, i preferiti. Fatemi lootare, che c'è un sacco di roba. Quindi vieni con me. Sì, ma fammi lootare la gente, perché... ok. Sono un po' appesantito, leggerissimamente appesantito, quindi diciamo che magari... bellina sta cosa perché... vedete, 87. Non possiamo riempirci all'infinito e andare a vendere tutto, quindi io devo abbandonare qualcosa di... ok. E dove devo andare? Che non ho seguito. Ovviamente poi potremmo gestire, vedete, c'è anche la barra della selezione, più personaggi. Sì, poi è un po' macchinoso nel click, nel senso che non sempre lo riconosce, ma ci sta. Ascoltami, l'IDS, c'è un ricombinato nella sua vita. Possiamo meglio prepararci. Subito. Mi ha chiuso dentro. Bellino le scene animate anche. Ah, è figlio questo, quello che dicevo. Ok. Non ce la fanno vedere, ma insomma si sa cosa è successo. Don't worry, my child. Your hardships are over for today. Questa è una voce già sentita. Forse da Baldur's Gate. Allora, adesso andiamo a tornare indietro. Come ho fatto a finire qui? Ci ha pensato lei. E praticamente noi siamo qua all'interno di questo, di questa cosa qui. Il mondo di gioco è questo. Quindi noi poi potremo muoverci da una location all'altra. Tenuta Espen dove eravamo prima. Abbiamo la cabina nascosta. Poi pian piano si sbloccheranno le nuove location. Il mondo sembra anche piuttosto grande. Ci saranno varie. Ci sono anche le isole.
dominio di Jotna. Facendo clic sul pulsante riposa, infatti adesso come ultima cosa vediamo la scheda del personaggio, che è questa con le abilità, quello che avevamo praticamente visto prima. Abbiamo l'inventario che abbiamo visto prima, il libro degli incantesimi che anche adesso l'abbiamo visto prima con l'espansione. Ovviamente è grezzo come può essere grezzo un indie. Livello del gruppo, gestione del gruppo, formazione e comportamento. Potevamo aggiungere, ripeto, un membro, un amico, insomma, per essere in due. La formazione che c'è in tutti i giochi di questo tipo, la mappa che abbiamo appena visto e le operazioni che sono quelle che abbiamo visto prima col compendio, l'avidità, insomma le varie cose. Questo è l'interazione e questa è la selezione di tutto il gruppo con il back. Anche i tasti sono gli stessi, ampiamente ispirato da più generi. Quindi insomma, che dire... Allora, è lodevole il fatto che siano in pochi e abbiano sviluppato comunque un gioco comunque animato piuttosto bene a livello di movimenti, quello che è, insomma, mi sarei aspettato qualcosa di molto più grezzo. Poi sicuramente non è originale, non è ottimizzato, è un indie, si vede, però se siete appassionati di questo genere sullo stile di Baldur's Gate, questo gioco dovete assolutamente tenerlo in considerazione e spero di aver fatto... una cosa che gradita a portarvelo, perché magari come non lo conoscevo io non lo conoscete nemmeno voi, e quindi questo video ve lo farà conoscere, insomma, e potrete magari anche solo dare un occhio anche sulla pagina Steam, sugli screen, sui trailer, insomma, che girano in rete. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.